Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Lo spazio si mette in mostra ad Expo. Le splendide immagini riprese dai satelliti formano una raccolta eccezionale di fotografie che descrivono il nostro pianeta fino ai dettagli delle zone più remote. Sono raccolte nella mostra Il mio pianeta dallo spazio, fragilità e bellezza, che dopo l'esposizione dei mesi scorsi a Roma, sbarca ora a Milano. Fino al 10 gennaio la mostra sarà visitabile al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia. In parte, il periodo della mostra coincide con quello dell'Expo 2015, una scelta non casuale. La mostra è infatti focalizzata in particolare sull'agricoltura, per mettere in risalto il tema dell'Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. L'esibizione dei segreti dello spazio al grande pubblico vuole spingere a prendersi cura del nostro pianeta, facendo capire il ruolo della scienza e della tecnologia spaziale in una missione che sta a cuore a tutti. Collaborazione è la parola chiave della mostra, allestita da Agenzia Spaziale Europea con l'Agenzia Spaziale Italiana. Internazionale, positiva, senza competizione, ma con lo scopo di progredire insieme nella conoscenza e nell'innovazione. Drone alla scoperta di Cerere. Il lungo viaggio da 5 miliardi di chilometri ha permesso alla sonda Dawn di raggiungere la sua meta. La missione della NASA è infatti approdata in prossimità di Cerere, il più piccolo oggetto celeste nella fascia degli asteroidi. A questo punto i propulsori della sonda vengono spenti e a partire dal 6 giugno avrà inizio la fondamentale raccolta dati che darà il via allo studio scientifico. Per tutto il mese di giugno Dawn si troverà nella Survey Orbit a 4.400 km da Cerere. Per compiere ciascuna delle orbite impiegherà 3 giorni. Durante la fase di scrupolosa osservazione del corpo celeste è fondamentale il lavoro che svolge lo strumento VIR, la cui costruzione è stata finanziata e coordinata dall'Agenzia Spaziale Italiana. VIR è stato realizzato dalla Selex ES sotto la supervisione scientifica dell'INAF IAPS di Roma. La missione Dawn continuerà la sua osservazione per almeno altri 14 mesi. LHC da record, la fisica, volta pagina. Il gigante della fisica fa sentire la sua voce potente per la prima volta in 27 mesi. Il 3 giugno è la data che segna una svolta nel mondo della fisica. Quel giorno il Large Hadron Collider, LHC, cioè l'acceleratore di particelle record del CERN, ha inviato i primi dati prodotti dalle collisioni tra protoni accelerati all'eccezionale velocità di 13.000 miliardi di electron volt, circa il doppio della velocità degli inizi. Questo significa che l'LHC entra nella sua fase 2, aprendo la strada a nuove scoperte. Dal suo anello lungo 27 km, interrato tra Francia e Svizzera, gli scienziati si aspettano notevoli progressi nella conoscenza dell'universo. Per i prossimi 3 anni l'acceleratore lavorerà a regime, dischiudendo ai fisici i segreti di una terra ignota. Cassini a tu per tu con Iperione. A forma di patata e con la superficie butterata, si è presentata così Iperione, la luna più grande e irregolare di Saturno, davanti all'ultimo flyby della sonda Cassini. La missione, nata dall'accordo NASA-ESA-ASI, ha confermato l'ipotesi che Iperione, in epoche passate, sia stata bersagliata da innumerevoli impatti che hanno generato un'infinità di crateri. Gli scienziati di Cassini hanno attribuito la peculiarità di Iperione, cioè il suo suolo simile a una spugna, al fatto che ha una densità inusualmente bassa per un corpo così grande. Questa bassa densità, pari a metà di quella dell'acqua, la definisce come una luna porosa, con una gravità di superficie molto bassa. Queste caratteristiche determinano il fatto che gli oggetti che impattano la superficie la modifichino, ma non la scavino. Davanti a Cassini ci sono altri 2 anni di osservazione, che comprendono 2 flyby, quello sopra la luna ghiacciata di Ione e quello sull'altra luna Encelado. Infine la sonda è attesa dal tuffo estremo, quello sulla superficie di Saturno. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Mission X è il programma didattico internazionale sui temi dell'attività fisica e della corretta nutrizione che porta gli astronauti come esempio ai più piccoli. 5 edizioni, 28 paesi coinvolti in tutto il mondo, Mission X insegna agli alunni come tenersi in forma. Nessuno deve diventare un atleta da Olimpiadi o una modella, ma tutti vengono insegnate le buone regole della salute. L'Italia è stata protagonista dell'edizione di quest'anno perché nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, che per la prima volta, si è tenuto il Face-to-Face Meeting, consueto appuntamento dagli organizzatori del programma in ogni paese.
Mission X ogni anno si conclude con un evento internazionale che viene ospitato in uno dei paesi che porta avanti l'iniziativa educativa, e quest'anno per la prima volta il meeting è stato ospitato in Italia. È un momento di confronto tra i delegati delle agenzie spaziali per scambiarsi esperienze, confrontare dati, ma soprattutto per mettere a confronto le metodologie didattiche adottate nell'ambito del programma. Gli eventi, si parla degli eventi e del coinvolgimento delle persone nei singoli paesi. Un momento sicuramente importante quest'anno per l'Italia, perché l'Italia? Perché abbiamo nello spazio, c'è Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta nonché ambasciatrice di Mission X, e quest'anno abbiamo un evento speciale poiché oltre al face to face meeting abbiamo anche una giornata educativa completamente dedicata ai ragazzi che nel corso dell'anno hanno partecipato a Mission X. Attraverso Mission X gli alunni entrano letteralmente nella vita degli astronauti, che spiegano loro i semplici principi di una vita sana. Venerdì 29 maggio c'è stato per alcuni di loro, gli alunni della scuola media Cattaneo di Roma, un momento molto speciale. In collegamento da Houston è stato l'astronauta italiano Paolo Nespoli a rispondere direttamente alle loro domande e curiosità mentre le conduceva in diretta Skype alla scoperta dello Space Center. Un paio di ore alla settimana di esercizio ho fatto bene. Fate sport, ecco, questa è una cosa interessante. Sport è importante sia dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale, perché lo sport aiuta a spingersi, a testare i propri limiti e capire dove uno può arrivare da un lato, e dall'altro la maggior parte degli sport sono sport di gruppo. È importantissimo saper lavorare di gruppo, è importantissimo capire qual è il proprio ruolo in una squadra e fare in modo che tutta la squadra arrivi a ottenere un obiettivo. Quindi alla fine, attraverso tutte queste cose che Mission X si impone, ovvero attenzione alla nutrizione, attenzione all'allenamento, puntiamo verso una vita migliore. Spero che tutti noi riusciremo a ottenere questo obiettivo. Un saluto a tutti e a presto. Da Houston vi saluto. Ma come hanno recepito questi consigli i ragazzi? Sull'attività fisica nessun problema, qualche resistenza solo sul mangiare sano. I ragazzi sono semplicemente entusiasti, c'è questo valore di sana nutrizione. Sembra una cosa noiosa, perché se tu come genitore cerchi di dire al tuo figlio mangia le cose sane, la faccia è quella, ecco. Oppure aumenta l'attività sportiva, anche se l'attività sportiva bene o male è abbastanza diffusa. La sana nutrizione forse è l'aspetto più difficile da gestire. Invece con questo esempio degli astronauti, i ragazzi vedono questi idoli, questa Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Paolo Nespoli, insomma tutta la sfilza degli astronauti italiani, soprattutto questi ultimi tre che sono un po' più conosciuti grazie anche ai mass media. C'è un entusiasmo unico, infatti quando io vado nelle scuole mi trovo i ragazzi che non solo hanno curiosità, interesse, tantissime domande, ma mi mostrano proprio le cose che hanno creato. C'è una scuola a Matera, per esempio, che ha creato proprio una struttura dell'osso umano fatto in legno, cioè un capolavoro artistico solo a vederlo. Studi su tutte le attività nutrizionali, anche sportiva, appunto. L'incontro nella scuola romana è stata l'occasione per ricordare il principio fondante dell'intero progetto, la salute. Non l'estetica, non la competizione, ma la forma fisica sana, anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi nel confronto con i coetanei di paesi lontani. Sì, Mission X è un'iniziativa secondo me meravigliosa da tanti punti di vista. Intanto perché i ragazzi pensano al benessere del loro corpo, alla loro salute, al fitness, al cibo, all'ambiente in una maniera, con uno spunto completamente diverso, cioè quello di essere in forma come un astronauta. Questo penso che noi passiamo tanti messaggi, passiamo un messaggio del benessere, della salute, ma passiamo anche un messaggio che poi il fisico non è legato soprattutto per le ragazze ad un'immagine, ma è legato ad un benessere vero. Quindi non voglio un fisico come una modella, ma voglio un fisico come un astronauta. E anche questo è un aspetto molto importante, l'apertura, quello che dicevo anche nel breve discorso iniziale, cioè il fatto che esperienze, diciamo, internazionali di questo tipo permettono loro di ampliare i loro orizzonti al di là di quella che è la loro realtà quotidiana,
e quindi anche, e poi anche di sperimentare le proprie conoscenze in ambito linguistico nel colloquio quotidiano, nel colloquio immediato con operatori di una lingua diversa dalla loro, l'inglese, che poi è la lingua che studiamo tutti in Italia. D'altronde, tra i tanti piccoli partecipanti a Mission X potrebbe nascondersi l'astronauta di domani. I bambini di oggi sono gli esploratori di domani. Quelli che raggiungeranno la Luna e molto altro. Per questo gli insegniamo fin da piccoli, per ispirarli l'importanza della scienza, della matematica, dell'ingegneria, per spingere il mondo più avanti, per far compiere all'umanità il prossimo grande balzo.